a tutti, benvenuti a questa nuova e ultima puntata della rubrica Dite amici ed entrate. E qui con me, ovviamente, Giulio Storto. Ciao Giulio. Ciao Serena, buonasera a tutti quanti. Allora, ne approfitto anch'io per salutare tutti coloro che ci stanno ascoltando e anche chi ci ascolterà poi. Allora, Giulio, siamo giunti boh All'ultima puntata, nel senso che con questo concludiamo la trilogia. Poi, casomai. Forse. Vedremo... <ride> Infatti, vedremo se poi insomma inseriremo delle altre eh, puntate aggiuntive. Quindi, però, intanto con questo andiamo a concludere quella che è la trilogia dei film. Perché ricordiamo che in questa rubrica abbiamo parlato dei film e non dei libri, anche se a volte insomma abbiamo fatto comunque dei. Eh, dei riferimenti. Allora Giulio, io vorrei partire analizzando i due animali che sono stati simbolo di questa ultima parte, della, di questa ultima parte, insomma, della, ehm, del terzo film. Ovvero le aquile e il ragno. E voglio partire appunto con. L'analisi simbologica di, di questi eh, due animali. Allora, voglio partire con l'aquila, anche se in ordine di tempo arriva dopo, eh, perché l'aquila è il potere, la potenza, ed è l'equivalente celeste del leone, perché il leone ovviamente è animale di terra e l'aquila invece d'aria. Viene associata al sole ed è l'inclusione. Che comunque come il, ehm, il leone anche perché noi sappiamo che la criniera del leone ovviamente rappresenta un po i raggi solari ed è l'incarnazione della potenza cosmica possiede delle qualità straordinarie cosiddette come il dominio assoluto sull'aria e la capacità di sfidare il sole infatti noi vediamo che per esempio dei Eroi, re, si appropriano di queste sue qualità e l'aquila diviene quindi l'emblema di, di questi personaggi. L'aquila riesce a sostenere i raggi del sole col suo sguardo acuto, è anche però un animale psicopompo che accompagna le anime al momento del trapasso, ma è anche augurale perché comunque a seconda del volo si possono fare degli oracoli e rappresenta la vittoria del bene sul male e poi abbiamo il ragno shelob eh, shelob che significa noi diciamo shelob sarebbe shilob perché ci rappresenta lei e l'ob in, um, in inglese antico significa proprio ragno e il ragno rappresenta il destino e ovvero la tessitura della tela che evoca la lenta elaborazione della storia ovvero di un piano del destino di un uomo dell'universo e la tela è la rete delle reti ovvero da questa uh, rete è impossibile uscire e qui invece eh, a, a differenza dell'aquila il ragno rappresenta la vittoria del male sul bene ma la tela è anche semplice da distruggere, così il ragno deve ricominciare tutto di nuovo. Allora, detto questo, Giulio, lascio a te l'analisi o comunque cosa vuoi dire in merito anche agli eventi che hanno un po' visto protagonisti questi due, questi due animali. Posso, posso fare passaparola? Va bene no, allora, ehm, a parte un attimino gli scherzi, eh, tra l'altro, quando, quando facevi la descrizione, appunto eh, dell'Aquila, che poi c'era anche questa sorta di parallelismo rispetto al leone, mi è venuto in mente l'Arcano 21, che rappresenta il mondo, ehm, dove ci sono centri, dove ci sono raffigurate eh, l'aquila in alto a destra, a sinistra c'è l'angelo, in basso a destra c'è un leone e poi c'è il bue che rappresenta la materia. Quindi tradotto sono le spade, le coppe, i bastoni e i denari. Traducendolo nuovamente, è l'intelletto, le emozioni, l'energia. Eh, sessuale creativa e la materia ora è interessante che così giocando e Tradotto su... ancora scusami sono i quattro evangelisti e i quattro animali che rappresentano la sfinge ma tra l'altro sono anche i quattro punti cardinali proprio volendo anche così giocare su quello che può eh, quello che ognuno vede poi eh, voglio dire, in una raffigurazione, in un archetipo, ognuno vede una, una sorta di proprio mondo e quindi riesce a tradurlo anche nelle immagini, proprio perché le immagini parlano attraverso i simboli, sapendo che poi eh, buona parte è inconscio, poi si riesce anche a, a ritradurlo usando la parte cognitiva. La cosa interessante sempre su questo gioco è che Aquile e l'Aquila. E il leone sono sulla parte destra, quindi sono su una parte di azione. È interessante vedere come senza una parte ideativa divenga poi difficile eh, prestarsi alla vita con una qualche idea, con una qualche innovazione, con un qualcosa di un progetto che parte. Perché se manca comunque un'idea, poi a cascata anche tutti gli altri tre centri eh, in un qualche modo ne risentono, ovviamente, perché, perché tutti i quattro i centri sono comunque collegati, non esiste praticamente nulla che sia scollegato, e questo magari ce lo potrebbe far vedere anche la tela, la tela del, del ragno, in un qualche modo, anche a livello inconscio, siamo tutti collegati da una sorta di telaio invisibile di tela dove in realtà quello che succede a me, in un qualche livello che non sappiamo ben definire quale possa essere, ma potrebbe toccare Serena. Riportandolo eh, in una visione più olistica, quindi non nel termine di per sé effimero, ma in una visione globale complessiva, possiamo vedere che gli eventi che succedono a livello globale in un qualche modo hanno delle delle conseguenze anche sul singolo individuo. Mentre, chiudendo poi questa breve parentesi, il leone che rappresenta anche l'energia sessuale creativa, che appunto viene eh, poi vista nel tarocco con, il, con i bastoni, ci rappresenta la, la nostra modalità di eh, entrare in relazione con l'altro, quindi non è una modalità genitale che abbiamo con un partner, ma è la modalità con la quale ci relazioniamo e quindi se c'è il fuoco, se c'è la passione, se ci sono tutta una serie di elementi che ovviamente ognuno di noi vive in modo diverso. Ora è interessante vedere come le aquile salvino Frodo e Sam quando tutti li davano ormai per spacciati, interessante vedere come il ragno Metta in moto Sam nell'andare alla ricerca di, di Frodo e di affrontarlo anche. Quindi, se vogliamo, gioca un ruolo fondamentale perché è una cosa che riflettevo prima in macchina, nei miei, nelle mie filippiche mentali, e che in un qualche modo il film eh, fa vedere, o almeno è quello che, che sento io, che. Ogni personaggio ha uno stato di consapevolezza, uno stato di coscienza diverso l'uno dall'altro. Eh, visto che parliamo, abbiamo parlato in tutte queste puntate comunque eh, del viaggio dell'eroe, Aragon che impersonifica questo, questo ruolo e anche il viaggio, è quello che è dritto, cioè va avanti, integra delle parti di sé per diventare ciò. Per Cui è nato, quindi diventare re. E questo l'abbiamo visto nella scorsa puntata, mentre tutti gli altri, a al loro modo, hanno un diverso stato di, di coscienza, di consapevolezza, ma non per questo, eh, in un qualche modo, si sentano sbagliati o facciano continuamente dei paragoni o cerchino, in un qualche modo, di sopraffarsi l'uno rispetto all'altro. E questo, un po', eh, secondo me, la racconta lunga: nel senso che. Eh, eh, è buona consuetudine eh, in un qualche modo eh, cercare di imitare lo stato di coscienza, lo stato di consapevolezza di un'altra persona senza senza rapportare a sé e vedere il proprio stato. Quindi è come se fosse già una guerra persa in partenza, questa. cioè È un qualcosa che non può portare a niente perché nella nella propria individualità io ho delle cose che Serena non ha quindi anche se mi mettessi a fare un paragone non avrebbe fuori niente perché, perché fondamentalmente siamo diversi anche se ad un qualche livello potremmo dire di essere anche la stessa cosa però ad un qualche livello è chiaro che se Serena va fuori dice io sono Giulio Storto <ride> insomma qualche, un po' di scalpore potrebbe destare l'affermazione È qualcosa di Storto di distorto anche, proprio, proprio attaccato del, del termine. E quindi, eh, anche nella, nella religione egizia, nella psicostasia egizia, il Sole era rappresentato come un falco, Horus. Poi abbiamo anche... Se vogliamo anche il mito di Icaro che tende, che tende a volare in alto per in un qualche modo elevarsi al sole e cercare di raggiungere questa parte divina. E, però si brucia, quindi è un processo quello che avviene anche nel film, comunque di fare le cose con una certa moderazione il rischio è quello ovviamente di bruciarsi perché è, è, è anche vero che, ma magari questo, ehm, sento che potresti spiegarlo meglio te, il fuoco sacro, o, o, ho detto anche fuoco alchemico, insomma, il motore della vita, eh, intanto ha bisogno comunque di essere alimentato sempre. Ma è anche vero che troppo fuoco può anche bruciarti. Quindi mettere troppa carne al fuoco nel... Nel, nel proprio lavoro eh, personale rischia a volte veramente di bruciare. E quello che avviene anche nel film è che ci sono delle tappe per ogni cosa, non è che parte improvvisamente da Gran Burrone e, e arriva due giorni dopo il Monte Fato. Cioè, per fare un viaggio si necessita di tempo ma il tempo di per sé rivela anche le esperienze alle quali una persona andrà incontro. Poi, come è eh, ognuno mm, usando la percezione che ha di sé, ma tu, tutto il film visto in un'altra chiave, visto in un'altra prospettiva, fa rapportare tutto a sé. Non c'è un qualcosa fuori. È, è, è chiaro che c'è qualcosa fuori come antagonista perché se no non ci sarebbe ovviamente uno stimolo a fare determinate cose. Quindi la vita per andare avanti ha bisogno comunque di uno scontro. L'uomo, potremmo dire, che ama lo scontro per la propria evoluzione. Se no saremmo tutti arrivati e nessuno mai farebbe niente. Ma in questo piano, che è una palestra fondamentalmente, che è chiaro che... Voi che ascoltate, ehm, è tutto così lineare nella teoria, il è chiaro che è difficile nella pratica, ovvio. Ma io non, non vengo di certo qua a dirvi che è tutto semplice, anzi io stesso quando ci sono delle situazioni, e, e ne parlavo oggi con, eh, con, con alcuni amici, eh, mi sembra che ci sia un tempo talmente veloce e uno spazio sempre più stretto. Quindi l'arrivo di tante esperienze tutti insieme, ma nello spazio in cui ti trovi cioè, senti una pressione tale che non riesci a muoverti più di tanto, non hai tanta possibilità di spostarti da una parte o dall'altra. In più c'è anche tutta questa cosa del peso, no? Il peso delle, delle esperienze, ma non soltanto quelle che ti arrivano davanti, ma anche di tutte quelle pregresse. Quindi a volte... Tutto questo lavoro eh, implica, almeno per la mia esperienza, chiaro, eh, dei momenti puramente di sconforto. Lo dici: Madonna, ma chi me l'ha fatto fare di, di arrivare fino a qua, cioè vada dove che se siamo pelagati, che è esattamente la tela del ragno. Perché è vero che è invisibile, ma c'è. È chiaro che a volte ci. Eh, ci soffermiamo in delle situazioni che con la consapevolezza del poi, dici madonna come ho fatto a stare là e non sono riuscito a tranciare prima quella tela, quella ragnatela? Eh, ma a questo purtroppo non c'è una risposta perché? perché se non avessi fatto l'esperienza non avresti capito poi. Ma la vita funziona un po' così se, se ci pensiamo. Prima ti pone l'esperienza, poi... Ne definisce anche il senso, cioè il perché è successo questo. E ovviamente ti spiega anche il prima, il come ci sei arrivato. Adesso non vorrei tirare un pippone di otto ore e, e farla diventare più lunga di quello che è, però vai, ti lascio la parola. Allora, sul discorso della, della tela, è interessante il fatto no, che. Mh, eh, la tela è anche debole, quindi la rete è anche debole, e tante volte noi rimaniamo lì eh, all'interno di quel sistema, di quella rete, di, ci, ci sentiamo imbrigliati quando invece la soluzione è molto semplice. Mi viene sempre in mente quella, uh, quella foto del cavallo legato alla sedia, no? Cioè, che ha la sedia di plastica, che voglio dire, è, è solo l'immagine, no? oppure di quella principessa che a un certo punto si arrabbia col drago e inizia a prendere la spada e inizia a colpire il drago, il drago gli dice ma perché mi colpisci? È perché voglio, voglio liberarmi, ma io non ti sto tenendo prigioniera, ti ho solo portato qua. Sei tu che sei rimasta qua? Cioè, ecco, mi viene in mente un po'. Un po' quello. E nel film noi questo lo vediamo quando Sam, per esempio, eh, pensa che Frodo sia morto. Quindi, eh, mentre la tela stava solo velando uno stato diverso in, quella, in quel momento. Quindi stava ricoprendo e quindi l'aveva messo in uno stato diverso, e che per Sam invece era la morte di Frodo. E quando arrivano invece eh, gli orchi che, che si accorgono di questa, di questa cosa e dicono: no, no, ma questo è vivo, anzi, spogliamolo, portiamo via tutto quello che ha perché questa è roba che, eh, che possiamo portare al capo, no? E, e quindi Sam si rende conto proprio di come lui si sia perso nella tela quando in realtà la cosa era molto più semplice e quindi avrebbe potuto mettere in saldo Frodo senza ovviamente poi complicarsi la, la vita. E, e questo è il, il discorso. E, e poi invece volevo tornare un attimo sul discorso delle aquile, eh, che è molto interessante no? l'aspetto che le aquile hanno anche questo, questa caratteristica di essere animali psicopompi e quindi il, quando arrivano, in realtà uh, Frodo e Sam non pensano che le aquile siano lì per salvarli. È come una liberazione: come per dire Ok, sono pronto. Basta quello che ho fatto. Ho fatto, sono riuscito a farlo adesso sono, sono libero e sono pronto per andare oltre. E invece, no, arrivano proprio per salvarli, e, e quindi. Non hanno, in quel caso lì non hanno questa, questa funzione, ma come per dire: no, è ora di un nuovo inizio, il sole risorge anche domani mattina per voi. E quindi a me sto, sta cosa ha affascinato, tanto più che loro sono appunto: eh, nel mezzo dell'eruzione del Monte Fato, cioè il tuo destino in questo momento ha avuto un'esplosione. E ovviamente il fuoco lo sta alimentando tutto quello che è successo, ma va a bruciare ciò che era da bruciare, ma ti darà l'energia per ricominciare, e tanto più che dal momento, poi, da quel momento lì che poi eh, verrà preso in realtà il momento in cui eh, re Lesser sarà incoronato re, inizierà la quarta era della terra di mezzo. Quindi insomma c'è un proprio il fatto è il destino è che si è compiuto per tutti gli uomini e le creature della terra di mezzo. Quindi è molto interessante questo, questo aspetto su questi due, tra l'altro animali che, eh, che abbiamo trovato in questa, in questa storia. Qual è? La scena che ti è piaciuta di più di questa ultima parte, Giulio? Il dialogo tra eh, tra Merry e Gandalf. Molto bello. Quando c'è Merry che che guardando Gandalf con occhi ormai sconsolati, pieni di lacrime e dice "È finita". E Gandalf con l'occhio un po' furbo di quello che che ne sa un po' di più, gli chiede finita e gli dice una cosa tipo, uh, no, non è finita, la morte è soltanto un'altra via d'accesso, la prenderemo tutti. Io non, cioè, io non mi soffermerei più di tanto a commentare una cosa così perché... Ovviamente. No, perché deve entrare nel cuore di ognuno una frase di questo, di questo genere. Sì, è una delle scene, anche per me, è una delle scene più belle. Dopo, ovviamente, un'altra sc un scena bellissima è quando sono davanti al cancello di Mordor e c'è il discorso, ovviamente, di. Di Aragorn no? che poi si conclude con un perfrodo che, eh, che anche lì è molto significativo. E lì perché mi ha colpito? Cioè è bello questa, questa cosa, è ovvio. Um, Aragorn è un vero re, è un vero guerriero ed è un vero condottiero. Uh, è, Oggi si direbbe un motivatore, ecco. In realtà, una volta era il vero comandante dell'esercito che era, che era così: che il suo discorso è molto diverso rispetto a quello che fa Teoden, per esempio. Teoden parla di morte, tanto più che poi li carica proprio con la parola morte, no? I, suoi, i suoi guerrieri, come per dire, ragazzi, morti, siamo morti, andiamo. Mentre invece nella, nelle parole di Aragorn c'è proprio questa speranza. Quando lui dice, sì, eh, dirà, eh, sì ci saranno momenti probabilmente che ci divideremo, che, ehm, che eh, le parole precise non me le ricordo, però lui dice ma non è questo il momento. Cioè questo è il momento di restare uniti perché uniti ce la faremo. Quindi proprio due modi diversi di caricare i propri, eh, i propri soldati, tanto più che Aragorn poi sopravviverà, <ride> anzi non è che sopravvive, vive, perché eh, tra l'altro non viene neanche ferito, se, vo se vogliamo vedere Aragorn, mentre Teoden tra l'altro morirà eh, ucciso non tanto dal nazgûl quanto dal suo cavallo che gli cade addosso e che gli spezzerà la colonna. Anche questo è molto interessante perché lui era il re dei, eh, dei cavalli. Quindi anche lì, molto, molto significativa eh, la parte, secondo me, è stata molto, molto bella. Volevo tornare un attimo su quello che hai detto prima, mh, Giulio. A me è piaciuto molto quell'analisi che hai fatto, che hai detto nessuno... Si è paragonato a qualcun altro, cioè ognuno ha portato esattamente, che tante volte no? si sente anche dire, ah, ma io non sono questo, io non sono come te, io. No, eh, ognuno eh, aveva la propria identità e ognuno ha fatto quello che poteva fare, ma non ha mai detto, io non sono in grado di fare questo rispetto a perché tu sei più bravo. Ecco, questo è un po' un po' il concetto quindi eh, ognuno ha dato il massimo il massimo di sé e poi un'altra frase che mi è piaciuta ma qua la lascio commentare a te è quando um, gimli quando decidono poi di andare davanti al cancello di mordor <ride> c'è gimli che dice Ah, nessuna possibilità di sopravvivenza beh cosa aspettiamo andiamo È vero che gli dice pochi uomini, rischio altissimo, cosa aspettiamo? Allora, questo, eh, questo sempre in macchina, tutto questo in macchina. non è che io abbia chissà quante ore di macchina per venire fino qui in studio, però ehm, un, un aspetto che secondo me è molto velato e, e che però viene visto in chiave molto ironica è questo scherzo continuo tra eh, Legolas e Gimli quando devono uccidere i nemici. Ora, tu sei nel piano di una battaglia che potrebbe decretare o la vittoria o la sconfitta e pensi a fare più morti rispetto all'elfo. Questo denota una cosa, no? alla quale io non ci sono ancora arrivato per esperienza, quindi parlo da un punto strettamente mentale. Nel lavoro su di sé riesci ad integrarlo meglio, cioè riesci a sentire meno la pressione, quando in tutto questo ci abiti il gioco. Perché anche nelle due torri sia Gimli sia Legolas giocano a chi fa più morti oppure quando sono eh, cercano di sfondare l'altra parte del, delle due torri scusa del fosso di Elm che c'è Aragorn con con Gimli e Gimli gli dice lanciami E quindi anche lì è comica la scena, cioè è ironica la scena, è comica. Farì, cioè Ti strappa un, un sorriso perché vedi anche la buona volontà del nano di fare la sua parte, no? Ma dall'altra parte fa vedere anche come in una situazione di, di difficoltà o comunque di forte pressione arrivi sempre il momento di sdrammatizzare, di alleggerirsi un attimo il carico e di versare un po'. Uh, un po' nel gioco, no? E... Io non ci sono ancora arrivato a questa cosa. Tanto più che lui che quando l'Egolas praticamente atterra l'animale dice: Beh, questo vale per uno. <ride> sappi che <ride> sì, sono d'accordo con te perché il rendere più leggera la situazione, intanto. Non sembra, ma ti fa essere più lucido e quindi anche più, più attento perché perché ti poni un obiettivo: un obiettivo che comunque non è solo la mera sopravvivenza, ma è un altro tipo di obiettivo. E quindi il porsi un altro obiettivo in realtà ti porta a percepire meno il pericolo. Che nella quotidianità è percepire meno la fatica, eh, gli attacchi esterni, cioè perché hai l'obiettivo, quindi il tuo obiettivo è andare avanti, è raggiungere, è raggiungere proprio quello che ti sei prefissato. E che tante volte lo si dice: ma stai un po' più leggero, stai più sereno, stai più tranquillo, perché se sei tranquillo vedi la soluzione, se sei tranquillo senti meno la stanchezza. Quindi è um, interessante come, anche quando Frodo e Sam sono ormai stremati, ma sanno che devono, che devono arrivare lì. Anche lì, per esempio, in maniera diversa c'è Sam che inizia a caricare Frodo, però facendo cosa? Riportando alle immagini. Alla sensorialità in realtà, più che alle immagini, la sensorialità della contea. Anche se poi Frodo dice: eh, Non ricordo più il sapore del cibo, non so più come sia l'acqua, eh, non riesco a vedere la contea, eccetera, eh, però gli fa scattare quella cioè gli accende quel piccolo fuoco che lo fa arrivare finalmente all'interno del montefatto quindi il cercare qualcosa eh, che per te sia ehm, come posso definirlo eh, sia potenziante sia qualcosa che tu riconosci come qualcosa di veramente bello per te Ecco, questo è un po' che può essere un gioco o può essere, possono essere delle immagini o delle cose sensoriali, perché c'è a un certo punto Sam che dice appunto: i campi di farro, eh, verranno coltivati i campi di farro, ci, ci sono in questo periodo ci sono le prime fragole con la panna, insomma. Quindi, eh, che, ma perché dice questo? Perché per gli hobbit il cibo è il top, è il top della, del divertimento. Quindi. Ecco perché riporta queste, eh, questi aspetti. Mentre per i nani, per esempio, eh, l'aspetto clou è quello della vittoria su, qualco, su qualcos'altro, su qualcun altro. Il riuscire ad imporsi, perché loro abitano no, nelle caverne. Quindi sono molto radicati alla parte più, ehm, più della sopravvivenza. Quindi anche qua eh, è un aspetto eh, interessante Beh, il, il discorso del, del gioco in realtà è, è esattamente lo, lo stesso strumento che usano i bambini per apprendere ma nella semplicità nella fluidità che quella cosa entri con il sentirsi supportati magari dal gruppo Cosa che praticamente l'adulto non ha. Perché di fare alleanze c'è ben poco l'iniziativa. Ognuno comunque pensa al suo orticello, quindi è per quello che poi la viviamo un po', cioè almeno io la vivo un po' molto, molto pesantemente, sta cosa. Nel senso, non è che sto tanto a scherzare su certe cose, però magari potrebbe essere la volta buona che magari. Posso imparare anch'io qualcosa ogni tanto, perché sennò no, qua è drastica, è drammatica la situazione. <ride> Però effettivamente nel, nel film questa cosa rende molto l'idea, perché poi si supportano a vicenda loro due, cioè sono una squadra dove combattono insieme, ognuno in modo individuale, cercando di uccidere il più possibile. Però lavorano insieme, mentre Aragorn spesso combatte da solo... E tornando anche al discorso di Aragon, quando deve in un qualche modo fare da, da coach. Eh, insomma, sono cose che adesso forse pagheremo, pagheremo oro per, per avere qualcuno che, oltre alle parole, dia anche l'esempio, ma in fondo, l'esempio dovremmo essere noi stessi, a darcelo da soli in base alle esperienze, è un po' come. Eh, sempre riportandolo tutto alla tela del ragno, ma perché a volte ci incastriamo nella tela e non riusciamo a venirne fuori, ma in realtà basterebbe veramente poco. Per poco intendo un'azione, cioè osservo la dinamica, la vivo, faccio l'azione, ma noi abbiamo paura. Poi un'altra cosa interessante, per esempio, è che. Eh, nel, nel combattimento tra eh, eh, nella prima parte tra gli orchi che poi ci sono anche gli elefanti ci sono tutta questa cosa qua c'è anche la figlia di Teoden che però l'aspetto la, la, curioso di questa la cosa qui, la nipote scusami la, la cosa interessante di questo aspetto è che si traveste da uomo pur di andare a combattere e tra l'altro cerca di stare anche abbastanza nascosta perché quando sta per, per, per arrivare Teoden lei abbassa lo sguardo ed è con, eh, con Pipino, quindi sono in due. Con Mary? Con Mary, sì è vero, faccio confusione stasera, porta pazienza. No, ma io tra i due ho sempre fatto confusione, però Pipino è quello che è con Gandalf. Ah, esatto. Eh, anche lì c'è un, un discorso molto interessante secondo me che sarebbe bello approfondire a livello genealogico, no? di come ci sia un femminile che si voglia travestire da maschile per andare in guerra, no? che tendenzialmente non dovrebbe essere una cosa per il femminile il fatto di andare in guerra. Poi è interessante vedere come sia spostata completamente la dinamica in questo caso. Vedere comunque come anche loro due si aiutano. Quindi a livello relazionale, l'energia che c'è portandola sempre al leone iniziale, anche loro hanno una relazione sessuale, ma non perché vadano assieme, ma perché la modalità con la quale stanno li porta ad una determinata cosa. Ciao Morpheus, buonasera. Bentornato tra di noi. <ride> Era da un po' che non eri qua con noi. <ride> ok, io adesso vorrei parlare di quell'aspetto quell che dopo che Aragorn viene incoronato re, ovviamente fa un po' una panoramica con tutti i... Grazie, felice di vedervi. <ride> ecco qua, Morpheus, grazie a te. Una panoramica di tutti i componenti della uh, Compagnia dell'Anello, e poi arriva ovviamente ai, agli hobbit, e questi vanno a inchinarsi ovviamente. Sono di fronte al re, quindi eh, ovviamente e, e Aragorn gli dice: Non inchinatevi a nessuno e poi sono tutti invece che si inchinano a loro. Che questo aspetto no, del, del fatto di dire Vabbè, ehm, ah noi tra virgolette siamo inferiori, no? quindi eh, adesso tu sei re, noi siamo inferiori, quindi noi ci inchiniamo, ci inchiniamo a te, e invece lui dice no, cioè gli fa capire che tra virgolette il messaggio è anche stato senza di voi, e tra virgolette io intanto non sarei qua, senza, senza di voi, ma non ci sarebbe neanche l'inizio della, della quarta era. Quindi non inchinatevi, perché voi avete tutto il diritto di rimanere dritti di fronte alle macerie, come si dice, come si suol dire, eh, per tutto quello che avete fatto. Perché siete stati componenti fondamentali per la riuscita di questa, di questa vittoria. C È anche un discorso comunque in. in, in in questa scena legato all'umiltà di un re cioè secondo me lui ha il ruolo ma non è identificato cioè fa il re ma lo fa fuori ma dentro lui ha, possiede la struttura del re lo è appunto, ma non ha bisogno di imporlo, non ha bisogno di usare un'etichetta, non ha bisogno di usare il ruolo per dominare l'altro, per prevaricare l'altro. E questo lo vediamo poi con gli Hobbit, perché potrebbe... Ma di che state a parlare? Ma di un film. Eh, <ride> è un film di, di fantasia. Eh, però questo definisce anche il fatto di come fare ognuno che... Cioè se ognuno fa la propria parte, diventa anche un modo di trovare il proprio valore, la, di, di trovare la propria struttura, di crearla e di riconoscere l'impegno che è stato dell'altro mettendolo a servizio anche di sé. Cioè Frodo fa tutto questo viaggio incredibile. Per cosa, poi per la gloria no, ma perché probabilmente lì c'è un senso per una sua evoluzione. Infatti, lui, quando poi saluterà Sam, Mary e Pipino prima di salire sulla nave, dice a Sam: eh, Siamo partiti per salvare la contea, ma non per me. C'è proprio questo aspetto. Sul fatto dell'umiltà è molto interessante perché eh, Aragorn si inginocchia e il ginocchio a terra è proprio il simbolo dell'umiltà, eh, non dell'umiliazione, ma dell'umiltà, cioè umiltà che umile ovviamente deriva sempre da humus, quindi terra, ovvero io sono radicato a terra e io provengo dalla terra. Tra l'altro il ginocchio, a parte... Ovviamente, che è la, eh, la posizione dell'investitura, però il ginocchio a terra. Ricordiamo che il ginocchio rappresenta anche il momento presente, quindi quando si mette il ginocchio a terra è io mi radico nel momento presente e nel momento presente io sono esattamente questo. Eh, quindi, è. È bello anche eh, vedere questi, questi, aspetti un po' mh, su ogni gesto o ogni situazione, insomma, che, che si crea. Beh, nel, nel tarocco, per esempio, il ginocchio a terra l'ha l'Arcano 17 e la stella, ha un ginocchio a terra e si mette nella, nella, nello stato d'essere dell'umiltà. Di essere comunque radicata a terra è una donna nuda quindi è senza, è senza veli. Quindi vuol dire è senza maschere, ha una la comunicazione, quella che ha, per esempio, Aragon, per esempio, si mostra per quello che è nelle proprie fragilità, nelle proprie vulnerabilità, nelle proprie, nei propri momenti di sofferenza, e fa delle azioni concrete. Poi, che cosa vuol dire uno potrebbe? Sì, va bene tutta questa roba poetica va bene, ma poi nell'esperienza cosa vuol dire? Eh, uno deve fare l'esperienza cioè io cosa, cosa, non posso prevedere cosa può essere per Serena fare un'azione concreta perché Serena dovrebbe portarmi un problema, ma Serena non ha problemi, ormai è arrivata è diventata illuminata infatti se lo vedete infatti non un... so se notate l'aureola sopra la mia testa esatto quindi Vuol dire anche mettersi a nudo certe volte nella stella, vuol dire anche accogliersi per quello che si è in quel momento. C'è poi questa cosa del: eh, è vero che sono partiti per salvare la contea, ma non per, per frodo di per sé, però è anche vero il contrario. Perché, se è arrivato a lui comunque quel ruolo lì di portatore dell'anello, è perché era anche per lui quella cosa. Un po' come recitano le sacre eh, scritture: eh, Dio vi è fedele, non vi tenterà mai al di sopra delle vostre possibilità. Quindi, ognuno di noi, in un qualche modo, è il portatore o dell'anello o della croce. Infatti, l'abbiamo visto che tutti quanti comunque sono stati all'altezza della situazione perché anche quando abbiamo parlato di Boromir ancora insomma, nelle, prime, nelle prime puntate quando si lascia in e poi lo uccidono ma in realtà eh, lui appena si rende conto va oltre le sue possibilità perché per salvare i due Hobbit ovviamente affronta eh, un, tantissimi eh, orchi da solo quindi va oltre in realtà le sue, le sue possibilità poi eh, ovviamente loro sono troppi quindi eh, era, tutti quanti sono andati oltre ciò che, eh, che erano i loro, i loro limiti. Pensiamo proprio appunto, rimaniamo su, sugli hobbit. Loro erano abituati a rimanere, eh, a rimanere ovviamente eh, all'interno della contea, quindi sai quella. Cosiddetta comfort zone oggi, no? perché con te è tutto bello, tu è, però nel momento in cui mettono fu piede fuori dalla contea, è lì che si rendono conto di com'è veramente la situazione. Infatti, Morpheus ci dice: anche lui muore in onore, certo, assolutamente, assolutamente, N con la sua debolezza di uomo, ma con quella sua grandissima forza di ehm, ovviamente di essere discendente comunque da una um, casata nobile e di essere un grande cavaliere, un grande guerriero. Ma, ma infatti il, il processo che fa Aragorn è quello di destrutturare l'identità del Ramingo per integrarla e per creare poi la struttura del re, la struttura del nobile, ma non per il titolo. Quindi con una nobiltà d'animo, con l'onore. Poi è interessante che anche quando io mi ricordo da bambino andavo, andavo a confessarmi, da buon Veneto, um, c'era questa cosa di mettersi in ginocchio, no? Chi ha orecchi per, per intendere, intenda. Capitava di dominare il divino. <ride> Poi la cosa non è cambiata negli anni, eh? cioè si nomina lo stesso. Però non vado più a confessare. Eh, però anche quella, quel, quel gesto là eh, della confessione, per esempio, ti metti spesso in ginocchio, quindi ti metti proprio ad un livello di, di umiltà o per esempio, avendo praticato per anni lo shatsu, il trattamento a terra, in un qualche modo, quando inizi a farlo, che ti metti di, in, accanto alla persona. Sei seduto sulle ginocchia, quindi c'è un livello di umiltà dove non c'è differenza tra chi tratta e chi riceve, un po' anche la stella è una condizione di umiltà. Dove tutti gli altri sembrano spaesati, perché c'è tutta questa folla, compreso un re e una regina, che si inginocchiano davanti a noi, però capire che quel piccolo hobbit che è uscito dalla propria comfort zone usando un linguaggio moderno ti dà esattamente la visione che per l'evoluzione cioè per andare oltre hai bisogno di uscire da un recinto di sicurezza perché è perché quel recinto per quanto possa essere comunque sicuro prima o poi inizierà anche a stringere e eh, quindi a un certo punto eh, che tu lo voglia o no la vita ti mette nelle condizioni di uscire e può essere come negli ultimi tre anni, visto sotto più punti di vista, come può essere anche semplicemente un licenziamento per qualcuno, una, una separazione per un altro, un cambio di vita per un altro ancora che si trasferisce in un altro paese. Cioè, la, la, la realtà supera la fantasia. È eh, come dinamica. Noi pensiamo che i film siano roba di fantascienza ma se noi ascoltassimo le storie di alcune persone dici boh, come hai fatto a sopravvivere fino adesso cioè spiegami cioè tu sei tipo un supereroe e queste cose qua le possiamo anche per esempio ascoltare eh, o leggendo tipo le biografie de degli sportivi tipo che ne so un Dennis Rodman cestista dell'NBA che un passato dove era in mezzo alla strada, non aveva rapporti con la madre, la madre aveva problemi di droga. Lui stesso stava per finire in quel giro lì. Però, grazie al suo daimon è diventato un giocatore di NBA di tutto rispetto, con dei record assurdi. Qui potremmo citare anche il libro di Hillman, Il Codice dell'anima dove parla del Daimon. Citarlo con l'anima, cioè possiamo usare miliardi di termini, per Jung era il sé, cioè, mm. la vita è imprevedibile quando pensi che ci sia qualcosa che sia tutto a posto, è il momento buono che ti arriva una raffica di vento che ti scombussoli completamente. Quindi alla fine, cioè, vabbè, uno pianifica tanto per cosa poi. Ma no, non è che io ne sia esente da questa cosa, perché anch'io magari adesso sto bene nella mia comfort zone. Però è molto spinata. Beh, Tutti quanti abbiamo comunque bisogno anche dei nostri periodi di comfort zone. Abbiamo bisogno di sapere che lì stiamo bene. Ma tutti quanti abbiamo anche necessità di uscire da questa comfort zone un po' nella piramide di Maslow che si dice no, il livello della sicurezza che rappresenta anche il livello dell'insicurezza però perché ho bisogno di certezze ma ho bisogno anche di esprimere me stessa e quindi devo uscire da quei limiti ma per uscire dai limiti c'è bisogno comunque di un attrito che, se, che si provochi eh, internamente dentro, eh, dentro la persona ma penso che questa cosa sia abbastanza inevitabile, cioè non la, non la si può evitare questa cosa. Perché poi diciamo, ma magari chi non fa un percorso di vive meglio, ma no, non lo so, dovremmo parlare con queste persone e chiedergli se effettivamente vive bene, perché la facciata è un conto cosa c'è dietro quel significato potrebbe essere diverso. Esatto. Però voglio dire, secondo me cioè si dovrebbe fare un po' di chiarezza su questo punto, nel senso che c'è l'obiettivo di di essere liberi, no? di diventare liberi. Però il punto è che siamo già comunque Imprigionati nei confronti di noi stessi perché non ci permettiamo di essere quello che siamo, continuiamo a essere dei raminghi. E non andando verso la struttura del re, la rifiutiamo quella cosa perché? Perché fa paura perché non la conosciamo, perché ovviamente ti porta. Uh, in connessione con il tuo potere personale, ne abbiamo parlato tanto del potere personale uh, nel corso anche di queste puntate e anche nei salotti. E noi abbiamo paura in realtà di, della libertà perché implica comunque un'alta dose di responsabilità che è tutto rapportabile al sé, ormai. Il fuori diventa, ormai te, il fuori diventa uno strumento di riflessione interna. Poi questa cosa è molto interessante perché in realtà essere liberi quasi mai significa avere certezze. Invece, le persone vogliono essere libere con le certezze, e la cosa va ovviamente a confliggere. Quindi ehm, pensano che la vera libertà sia avere delle certezze. In realtà è l'esatto contrario. La vera libertà è che non ci sono certezze e che quindi in ogni istante ti devi creare il tuo percorso, chiamiamolo così, o comunque la tua soluzione. Ecco, questo è il, il concetto che è, cioè è importante trasmettere. Perché... Un po' tipo nel Fight Club, la prima regola è che non ci sono regole. L'unica certezza è che non ci sono certezze. Esatto, la certezza dell'incertezza. <ride> ecco questo. Ma poi c'è <ride> una cosa che... che no, e questo poi dipende un po' da, da, dal, dal tasso di coscienza, di consapevolezza di ognuno di noi. Però anche è anche vero che come dato siamo tutti fratturati. tutti. Io non ne conosco uno che abbia risolto completamente la vita. Non sarebbe più qua <ride> se l'avesse risolta completamente. <ride> Quindi partendo da, dal presupposto che siamo tutti fratturati, ognuno cerca di fare il meglio che può con quello che ha, è chiaro che è un lavoro che quando inizia non ha più fine, perché non lo puoi fermare una volta che entri in contatto con certe cose vuoi o non vuoi la vita poi te le ripropone sotto più punti di vista sotto più dinamiche dai partner al lavoro alle amicizie, ai genitori e, e vogliamo uscire dalla matrix e dobbiamo essere invisibili e qua e di là e su e di giù ma come detto più volte anche è una cosa sulla quale io sono molto attento nel mio canale quei sistemi di li abbiamo già integrati dentro però è vero anche Giulio che tutti vogliono uscire dalla matrix perché se hai capito il film Matrix quella che stiamo vivendo è una matrix sì ma nel film Matrix ti fanno vedere che tu esci da un sistema per entrare in un altro cioè la differenza sta in quale sistema vuoi, eh, vuoi vivere quindi è sbagliato quello, della, eh, io i nomi ovviamente de, non li ricordo, del tipo che li tradisce perché dice io voglio mangiarmi la bistecca e quindi è sbagliato quello o è sbagliato quell'altro che vivi però in una condizione veramente mh, assurda, <ride> cioè non, non mangi, non, non c'è divertimento, non c'è niente. Quindi qual è quello giusto? Io mi faccio sempre punto di domanda, nel senso che eh, ricordiamoci comunque che si esce da un sistema per entrare in un altro. Guarda, posso leggerti una cosa? Adesso la trovo perché fatta l'Italia avevo fatto una foto l'altra sera. Che, è, mh, che tratta dal libro La psicologia dell'inconscio di Jung. E a un certo punto c'è questa frase qua che mi ha colpito: che, eh, recita così. È un conflitto velenoso, violento e pieno di reciproca svalutazione, anche quando procede a passi felpati, nella più stretta intimità. Perché? Ciò che è il valore per l'uno non è il valore per l'altro. Ciò che è giusto per Serena non è giusto per me. E allora vuol dire che Serena è sbagliata? Certo? Questo senza ombra di dubbio questo vuol dire che Giulio è sbagliato? certo, senza ombra di dubbio cioè dobbiamo uscire anche un po' da questo però è vero parte. anche il contrario che Serena è giusto è giusta e Giulio è giusto cioè è, è vero sia l'uno che l'altro ma dipende sempre da che punto di vista le guardi esatto, cioè esatto. alla fine giusto e sbagliato sono due definizioni che definiscono una polarità esatto il maschile e il femminile definiscono la polarità della vita. Perché io, eh, questo qua mi piace farlo anche come esempio: mangiare un dolce è giusto o è sbagliato? Sempre giusto, oh, perché... sempre. sempre. <ride> Se stai festeggiando magari San Valentino, magari mangiare un cioccolatino a forma di cuore beh, è anche giusto, no? Ma se hai dei seri problemi di diabete, magari. Quindi è giusto o è sbagliato? Dipende sempre dal contesto, non c'è un qualcosa che è giusto o sbagliato in assoluto. Beh, è la stessa cosa che succede nei, nei vari film. È giusto mandare due hobbit allo sbaraglio senza nessuno? Dipende. Certo. Tanto alla locanda del Pulledro impennato ci sono arrivati lo stesso, voglio dire, pur da eh, soli. Esatto, guarda Morpheus ci dice: Io sono arrivato a un punto alla domanda, è giusto o sbagliato? Mi rispondo: Dipende, esatto. esatto. Proprio, dipende. proprio questo. Morpheus. Comunque, comunque, Morpheus, nel dubbio, mangia un dolce, <ride> ecco. così la risposta arriva. Allora. Io lavorando in una pasticceria e essendo a stretto contatto con i dolci quando dico è giusto mangiare un dolce nel dubbio l'omaggio va a far culo, chi se ne c'ha <ride> sarà mica il dolce che me coppa, voglio dire cioè a un certo punto ma capisci che... la ma volevo capisci dire la... che scusate, volevo dire che Giulio ha appena parlato in Sindarin ok, ecco <ride> stretto, proprio molto, molto stretto eh, però capisci la, la tela del ragno quanto è sottile, cioè dove ci incastriamo delle volte sul giusto e sbagliato, sul bene o male, sulle divisioni, cioè quella tela là è vero che è invisibile, però la sentiamo e la sentiamo molto poi, ognuno ha il proprio... Eh, come si dice, la propria sensibilità nel sentire, ha no? un proprio mondo percettivo. Tra l'altro tre settimane fa abbiamo fatto una diretta con Fabrizio per parlare della percezione nel, sul canale. Eh, e capire che Serena ha un mondo percettivo e che è completamente diverso dal mio, ti pone nell'ottica di riflessione di dire... In che modalità entro in comunicazione con lei? Perché per lei può essere una cosa e per me può essere completamente un altro. Ma anche Jung diceva: la scarpa che sta bene a me può stare stretta ad un altro, però siamo tutti collegati da, dalla rete di idra. Cioè, voglio dire, è un dato di fatto perché se esiste un inconscio collettivo che in un qualche modo. È lo specchio a livello macroscopico di una società vuol dire che vedo male tutti siamo influenzati e influenzabili non è che vi viene l'influenza che quella è un'altra cosa però il problema che potrebbe essere di serena in un qualche modo potrebbe anche riguardarmi come il problema del singolo potrebbe riguardare l'intera collettività però non c'è questa non c'è questa premura, non c'è questa cura. Perché non c'è? Perché siamo distanti anni luce da che cosa voglia eventualmente dire essere consapevoli, barra essere umani. Siamo distanti anni luce, siamo ancora molto, molto vicini agli, alle bestie. Con tutto rispetto per le bestie. Ciao Gabri. Ma in effetti, eh, Giulio... Ehm... Ognuno ha appunto, cioè tutti siamo collegati, ognuno ha il suo, però tutti sono collegati. Ed è interessante perché vediamo nelle ultime parti del film, quando gli Hobbit tornano nella contea, che gli altri Hobbit sono lì, si sono fatti la loro vita, tutto è andato avanti, senza, cioè, li guardano come per dire, ah, siete stati in giro, eh. no, sai, hanno un po' quel quell'aspetto un po', un po' così, e eh, però non si sono resi conto che loro in realtà hanno fatto un viaggio per qualcosa che era collegato a tutti quanti, perché se loro quel viaggio non l'avessero fatto la situazione sarebbe stata completamente diversa, quindi eh, anche spesso e volentieri si dice ah sì, rimaniamo uniti, siamo con voi, eh, ma intanto quelli che sono andati a combattere sono gli altri però tu sei con loro come a voce ma bisogna farli i fatti poi perché se loro vanno in battaglia tu però a casa devi fare qualcosa che supporti quella battaglia mm. e la maggior parte delle volte invece non è così poi altrimenti ah sì ah beh grazie che che hai fatto sì <ride> grazie che hai fatto ma tu a casa perché c'è una frase che dice Galadriel quando stanno eh, per uh, imbarcarsi è arrivato il tempo per il dominio degli uomini noi ce ne andiamo adesso tocca a voi che è un po come fanno anche nelle altre tradizioni nelle, eh, vediamo no? gli dei che se ne vanno adesso tocca a voi è la stessa cosa anche qua cioè gli elfi i maghi se ne vanno, non rimangono più nella terra di mezzo. Quindi, noi fino a qua vi ci abbiamo portato, adesso tutti quanti insieme vi dovete unire per mantenere questo stato di cose. Ma mm, io sono dell'idea, cioè, e, e ripeto da capo. Sono completamente d'accordo con quanto detto uh, a, a Pocanzi e aggiungo che noi cerchiamo disperatamente no, l'unione con l'altro, ma per ambire a ciò dovremmo prima di tutto unire la nostra frammentazione. Quindi integrare quella frammentazione affinché diventi una struttura verticale. Quindi destrutturare un'identità che comunque ci sarà perché non è una cosa che scompare, ma viene integrata con un sé. Ma per l'identità poi parliamo anche della parte d'ombra, che non è un aspetto mica da tenere così accampato in aria eh? anche perché voglio dire questa cosa la, la possiamo osservare benissimo tutti cioè in questo momento c'ho delle luci e ho la mia ombra da qualche parte quindi è un qualcosa che è con noi è qualcosa che è per noi e adesso vogliamo quello strumento che ci può permettere di andare a vedere che cosa c'è lì come potenziale, non è più un'ombra che mi limita, è un'ombra che mi supporta a un certo punto. È chiaro che ha bisogno questo processo di tempo e di integrazione, che è ovviamente soggettivo per tutti, però dobbiamo unire noi stessi, cioè dobbiamo integrare tutte le nostre parti, potremmo dire che abbiamo parti infinite volendo. Essendo che c'è dentro ogni persona c'è un mondo, la voglia integrare un mondo. Gabri ci dice: Secondo me, libertà è aver capito che il percorso del viandante non finisce mai. Spesso si intraprende un percorso per un fine specifico, come salvare la contea, ma dopo aver sconfitto tutto e tutti. No, me lo puoi rimettere, io sono anziano, sono lento. Oh, possiamo aprire una digressione su, questa, su questo commento, Serena? Sì, vai. Intanto grazie, Gabri, B, per la, per la condivisione. Ehm, spesso si intraprende un percorso per un fine specifico. Questo, secondo me, è una cosa super interessante dalla quale partire. Ehm, da dove parto? Vabbè, parto da me. Perché è l'unica persona che conosco sono io, quindi posso mica partire da. tu ti da... conosci? Sto facendo amicizia. <ride> ok. Sto capendo... Ci, stiamo... Ci stiamo conoscendo. Mi sto frequentando, diciamo così. Non, ho, non, nutro, non nutro aspettative per non rimanere deluso. Adesso vediamo al primo incontro cosa succede. <ride> Però... Giulio, scusa, prima di eh, fare questa digressione, eh, c'è anche questa parte: sicuramente a casa nella contea qualcosa di nuovo succederà o meglio la faremo accadere noi. Ecco che era il continuo del messaggio. Di ok, prima. ok, ok. No, ma rimetti il messaggio di prima perché sennò mi dimentico. Ehm. Beh, queste, questa sera possiamo andare avanti oltranza, tanto è l'ultima puntata, chi se ne c'aveva. Sempre detto in Sidarin molto, molto stretto. A me è successo tante volte di iniziare un percorso, cioè quindi di iniziare comunque ad andare a vedere determinate cose, soprattutto nei momenti in cui mancava qualcuno. cioè è un po' quello che fa muovere che mi ha sempre fatto muovere nel momento in cui ero in relazione a un certo punto questa persona per qualsiasi tipo di motivazione sparisse mm, ovviamente non con tutte perché è chiaro che se no a sto ora sarei sotto un ponte per tutti i soldi spesi in terapia però nelle relazioni che ho potuto mm, che ho potuto vivere con maggiore intensità eh, il fine, come per esempio salvare la contea, il fine era uscire da quel dolore. L'aspetto interessante di tutta questa cosa è che prima di uscire devi entrare. Ci sai Serena? Sì. Sta ah, no, per, no, eri talmente ferma che ho detto c'è è frizzata, ha una capacità impressionante di fare la frizzatura, vabbè. <ride> Quindi non è tanto, cioè il fine è uscire, perché comunque è un dolore che per me era veramente eh, voce del verbo sofferenza. Però mi sono anche reso conto che quello è soltanto lo specchietto delle lodole. Perché il fatto presuppone anche di si sì uscire, ma il punto è che quando entri non esci più poi. E questo lo possiamo vedere, per esempio, in Bilbo. Bilbo è uscito fondamentalmente dalla storia, ma in realtà non è mai uscito. Perché poi i segni dell'esperienza li porta comunque anche quando dona eh, Midril. E a un certo punto si trasforma in un demone eh, lui è ancora dentro quel processo non è mica uscito eh... ma infatti scusa giulio tutti coloro che sono stati rettiti dall'anello alla fine faranno il viaggio eh, ovviamente prenderanno la nave e andranno ovviamente a tra virgolette depurarsi, tanto più che anche a Sam verrà data questa opportunità quando lui sarà per morire, gli arriverà una nave e lo porterà là perché anche lui, per quanto poco, ha comunque portato l'anello. E Ma cosa realtà... che, per esempio, non avviene per eh, Pipino e Mary, perché loro l'anello non l'hanno mai toccato, no, non l'hanno mai toccato, però anche loro. Sotto un certo punto di vista, quando sono dentro la locanda, sono ancora dentro quell'esperienza. cioè, in realtà, quando entri dentro un'esperienza, per poi chiuderla, in realtà prosegui in quell'esperienza, cambiando sempre contesto. Ma qual è l'esperienza? Sei te l'esperienza? Sei la ricerca continuamente di apprendere informazioni sulla, su chi è Gio, su chi è Serena, su chi è Gabri. Ma in realtà, quando entri, è un processo che non finisce. Infatti, giustamente, secondo me, libertà è aver capito che il percorso del viandante non finisce mai. Esatto. Perché se a un certo punto finisce, tutti vivremo in funzione dell'obiettivo. Mentre qui non è più vivere in funzione dell'obiettivo, ma è vivere con l'obiettivo di vivere. Con la possibilità di scoprire delle nostre parti. Eh, quindi per me è stato uscire dal dolore di una relazione, in realtà sono entrato ancora dentro di più quella cosa. E tuttora continua quel processo perché non è un processo che finisce, e dici, a ah. domenica posso stare a casa in letto a non fare niente tutto il giorno. Questo però è, è una lingua indiana di tanti, tanti anni fa. Perché te ridi? <ride> No, perché è bello, perché sto imparando l'elfico. <ride> Sono gli Elfi Veneti, però. Beh, <ride> hanno un potere anche gli Elfi Veneti, per esempio. Per esempio lanciando Madonne. Però <clears throat> e, prosegui dopo, ma dopo aver sconfitto tutto e tutti, c'è l'altra parte del messaggio che dice Sicuramente a casa ca nella nella con te qualcosa vai. nuovo succederà, o meglio, la faremo accadere noi. Ma il, il punto secondo me è qui che ad un certo cioè, ehm, non so come spiegare questa cosa perché, perché mi risulta abbastanza complesso. Ma la vita siamo noi, cioè in quanto esseri viventi, quindi non morti anche se ci sono dei morti che camminano. Essendo vivi, non c'è differenza con la vita, siamo la stessa cosa. Quindi è chiaro che fadre, faremo accadere noi qualcosa, ma come? Usando l'altro come mezzo perché questa cosa accada. Siamo comunque noi che in un qualche modo attiriamo inconsciamente determinate dinamiche, determinate relazioni, determinati lavori e tutta una serie di cose. Però visto che siamo vivi e c'è vita e la vita è comunque un qualcosa che lo, lo siamo anche in questo momento. Siamo vita io e te, anche Gabri, anche Morpheus, tutti quelli che poi partecipano o comunque sono nel mondo adesso possiedono la vita. Eh, la contea potrebbe rappresentare anche la, il nostro corpo biologico, quindi la nostra struttura. Eh, ma e come facciamo noi a fare esperienza se non avessimo un corpo, visto che è l'apparato di percezione sensoriale, dove io per capire che è serena ho bisogno di toccarla, ho bisogno di vederla, ho bisogno di sentire qual è il profumo che ha. Quindi abbiamo un corpo che ci permette di fare determinate cose in funzione anche della vita stessa. La vita che cos'è? Presumo tutto quanto. Morpheus ci dice, i dialetti a quanto pare sono una lingua molto magica ed è un peccato che stanno sbiadendo. In Veneto devo dire che ci stiamo dando dentro affinché questo non accada. Spero anche dalle altre parti, ovviamente, anche se tanti dialetti stanno effettivamente sparendo. Perché tra l'altro sono talmente poche persone che, che li parlano. Che poi a un certo punto, ovviamente, non venendo tramandati, poi insomma, non, non ci sono più. Allora, Giulio. Uè a questo punto io direi insomma che andiamo a concludere questa No. Ultima. andiamo avanti facciamo, sì. facciamo come i film che durano ma sì, <ride> ma ascolta ma chi se ne c'aveva tanto? Zessa Valentino tanto sempre, eh, vabbè, sempre in una lingua magica tanto non ci avevamo nessuno ridotto stasera, quindi a questo punto <ride> <ride> meno male che il mio canale è stato fleggato come non adatto a bambini perché almeno almeno quello no, come... scusa è venuto spontaneo sta... tanto ciò cioè, voglio dire tanto non abbia niente da fare anche se dura 10 minuti in più però allora... <ride> allora ti do questa frase. Come che... a scuola. Sì, esatto. La frase di Gandalf quando saluta gli Hobbit che dice: Non vi dirò non piangete perché non tutte le lacrime sono un male. me la puoi rileggere per piacere non vi dirò non piangete perché non tutte le lacrime sono un male mm. Mm. vabbè allora facciamo così mm. ti leggo prima il messaggio di Gabri, quello che dici cambiando sceneggiatura mi ricorda Ulisse che scende negli inferi, ma poi il viaggio prosegue. Beh, anche cambiando sceneggiatura è quello che avviene nella Divina Commedia. Cioè, In realtà, tutti i viaggi iniziatici dell'eroe parlano di questo. Cioè, mi ricordo che quando nel 2022. È... Concordammo insieme con Alberto e Francesco di fare la. Così, di raccontare i cavalieri dello zodiaco in chiave astrologica evolutiva e sotto il punto di vista human design, mettendo dentro anche tutto il discorso delle sacre scritture, è un qualcosa di, di molto pertinente ancora, ancora ad oggi, infatti, ho visto che poi anche altre persone eh, hanno hanno riproposto la chiave attraverso il manga, e, ma tutti i viaggi di quelli che conosciamo parlano di questo processo, anche le, le stesse, lo stesso Vangelo parla di un processo. e Se voi siete curiosi, avete voglia di leggervi un mattone di 540 pagine, c'è cioè l'ultima tentazione. È un romanzo scritto da un greco negli anni '50 che racconta le ultime, le ultime 24 ore di Gesù prima di passare al compimento verso il Cristo. Ma è, è il viaggio un po' che, che, che tutti noi stiamo, stiamo compiendo, ovviamente con modalità diverse, con strumenti diversi, con letture diverse, con relazioni diverse. Ma presumo che sia sempre lo stesso fine, cioè può cambiare, cambiano le sceneggiature per tutti noi, ma il fine non cambia. E il discorso legato alle lacrime, eh, ma a parte che mi tocca molto questa cosa, proprio perché eh, quanto è bello è piangere a volte, quanto liberatorio è. Quanto quanta tenerezza c'è anche nel vedersi piangere, al di là del giudizio, del perché si possa piangere, ma quanto si entra in contatto con una, propria, con una propria struttura del sé. Cioè, quanto si entra in profondità attraverso un pianto, quante memorie vengono liberate in quel momento attraverso una così un atto di, di resa nei confronti di un evento. Io mi ricordo che guardando il film di Zeffirelli su Gesù, Gesù di Nazareth, c'è questo primo piano eh, dove Gesù è sulla croce, eh, che prima che dica tutto è compiuto, espiri, c'è una lacrima che gli solca il viso, cioè piangeva anche con l'uomo, ma in realtà piangiamo tutti e, ed è un qualcosa sconoscente. che me... sono uno dei sette liquidi sacri. E gli altri sei quali sono? Me lo dici in privato? Va bene, me lo dico. No, però... Quanto, quanto è bello? se li sai. No, non li so. Dine qualcuno. Il sangue. Sto provando a pensare in Sidani se c'è qualcosa. <ride> okay. Ti ricordo che nel frattempo... Gabri dice, io sono Lucana, quindi stasera il Veneto è un'esperienza mistica. Ah, vedrai che domani inizierai a parlare anche tu Veneto, vedrai l'espressione delle persone, <ride> come saranno esterrefatte di fronte a, a, certe, a certi termini. Eh, boh, mi verrebbe in mente il liquido seminale. O rugiada. Eh, e poi... boh. L'acqua, il latte, il vino. No, vai avanti perché sennò io sempre faccio... e sembra che io <ride> abbia un tic nervoso e... ormai di lì tutti no. <ride> non me li ricordo più gli altri. Ecco, va bene, dai. No, fino per prossima ricordo dopo, non... No, facciamo una prossima puntata, parliamo dei liquidi. Va bene, così magari sarà anche questa qua la volta buona che impari qualcosa. Eh, <ride> però quanto, quanto, quanta tenerezza fa, fa vedere un bambino che piange ne, nella, ne, proprio nella sua purezza? Eh, ci sono delle lacrime che fanno bene, ma anche qui usare del termine, ci sono lacrime che hanno un senso. Hanno un senso che escano in determinati momenti. Io mi ricordo, c'è stata una volta che ero a casa con, uh, con la compagna. Parliamo di 2019. Vabbè, eravamo a letto e io tendenzialmente metto sempre sulla musica. Non stavamo facendo quello che voi state pensando. Eh, era una allora io prevalentemente quando è post prandiale tendo a fare le nanne quindi ero in fase di addormentamento però eh, a me piace sempre mettere sulla musica e mi ricordo che in quell'istante partì eh, la canzone poetica di Cremonini io non so per quale motivo e non lo so tuttora ma solo in quel momento, io ascoltando quelle parole, piansi e non capivo il perché, cioè, e, e anche se le ascoltavo una volta andata via la compagna da solo, continuavo a piangere. Mi ricordo anche una volta ho sentito la melodia di un compositore. Appena è partita la prima nota ho iniziato a piangere come un disperato e non capivo del perché. E non capivo del perché perché ovviamente il cognitivo non capisce perché cazzo questo sta piangendo. Però piangi. E perché in quel momento là serve quello. Serve anche per... cioè la lacrima comunque tira fuori tutto quello che c'è dentro, no? Esce. Quindi... Infatti, giustamente dice, non vi dirò di non piangere, come dice, dai, non, come ben, dai non piangere. No, no, in realtà capisce che c'è un momento di sofferenza. E nel momento di sofferenza si, si accoglie per quello che è. C'è chi piange, c'è chi non piange, c'è chi vuole fare il duro. E... Dipende, anche lì. Mangio o non mangio un dolce? Nel dubbio mangio il dolce? Cioè, alla fine, piango o non piango? Nel dubbio mi faccio un piantino? Tanto, tanto non succede niente alla fine dei conti. Perché col pianto uno non ingrassi, col dolcetto ah, va, dipende quanti ne mangi. Perché se continui a porti la domanda... C'è anche, anche chi piange dopo aver mangiato il dolce, però vabbè. C'è anche chi piange mangiando il dolce, cioè, <ride> voglio dire. Ci sono Comunque, tanti scenari. Esatto. Comunque le... Il sorriso e il pianto, quindi la risata e il pianto vanno ad agire sul nostro campo elettromagnetico. Quindi è per quello che sono due situazioni che noi sentiamo, sentiamo tantissimo, e perché fanno proprio parte di un'esperienza uh, un uh, anche su altri, su altri livelli. Ma è chiaro che non c'è solo un livello, potenzialmente ce ne sono tantissimi di livelli. Quindi non c'è solo il livello biologico, ci sono tanti livelli, c'è quello genealogico, c'è quello energetico, c'è quello animico, c'è quello astrale, c'è quello dell'inconscio, c'è quello dell'inconscio collettivo e chissà quanti altri livelli ci sono di cui noi al momento non ne sappiamo, perché è anche vero che c'è una conoscenza presso, pressoché infinita ha voglia saperla tutta, vorrei dire. Ma il punto non è tanto conoscere, ma il punto è integrare quella conoscenza attraverso l'esperienza, perché se no tutta quella cosa che noi conosciamo, quando è che le mettiamo in pratica, se non quando possiamo fare l'esperienza? Poi qui potremmo aprire un'ampia digressione. Sulla teoria e sulla pratica. Un conto è andare a scuola guida, un conto è quando guidi, certo. Non è la stessa cosa, però il fine dovrebbe essere quello di guidare. Eh, la conoscenza va bene perché è teorica, e, e a sentirla poi è perfetta. Cioè, fila tutto a puntino. È chiaro che la vita è un'incognita dietro l'altro, quindi non può filare tutto a puntino. Ci sono dei momenti in cui magari fila tutto a puntino, ma poi ci sono tanti momenti dove siamo completamente sconnessi, ma già nei propri confronti, cioè non è più un discorso qua di conoscenza. Poi ci serve da aprire questa, questa famosa parentesi di vabbè però io ho tanta conoscenza magari e poi nell'esperienza faccio schifo. Eh, ci sta. Fa parte anche quella del processo, no? processo perché, di integrazione perché ma eh, anche presso i nativi americani gli anziani avevano un, un ruolo fondamentale all'interno della tribù perché erano quelli che avevano più esperienza non quelli che avevano più conoscenza ma erano quelli che avevano più esperienza ed è diverso perché adesso gli anziani li abbiamo messi nelle case di riposo adesso non sto dicendo che questa cosa è sbagliata Cristo Santo ma per capire qual era la differenza tra usare un anziano per e il fatto di adesso mettere l'anziano per. Sono due cose diverse, io non dico che sia né giusto né sbagliato, per carità del Signore. Ognuno ha i propri problemi e cerca di affrontarli come deve. Però per capire una volta come le figure con più esperienza erano veramente sacre per il popolo quanto sono gatto serena quanto sonno io sì no No ho avuto una visione no. cosa hai visto sì. sarà l'acqua probabilmente no però secondo me ci sono tante cose che abbiamo perso nel corso degli anni eh? Per esempio, una volta c'erano queste grandi famiglie tutte assieme, che poi anche lì è da vedere perché avere tutti i parenti intorno. Parliamo. C'erano i pro e i contro dell'essere adesso da soli o dell'essere comunque in compagnia di parenti, amici, perché comunque poi c'erano queste corti allargate. Io ricordo appunto. Dove abitava mia madre, che erano sì le famiglie, però c'erano anche altri, quindi poi, insomma, eh, tuttora sono eh, amici stretti di famiglia. Quindi eh, erano situazioni diverse. La sera si mettevano fuori dopo aver lavorato tutta la giornata e eh, si raccontavano alcune cose, eh, si raccontavano storie e adesso invece eh, si guarda magari la tv, si guarda un video, si... Uh, si fa una videochiamata, magari o oggi c'è anche questa possibilità qua perché è distante. E ci sono i pro e i contro. <ride> I pro e i contro, insomma, di avere comunque la famiglia ristretta o la famiglia allargata. Ma soprattutto cambiano i tempi. E certo. Quindi sono come quelli che dicono si stava meglio quando si stava peggio. Io volevo vede cioè, vorrei vedere queste persone a meno 10 in piena notte a andare a cagare fuori. Cioè, no, prendere coerentemente nell'esempio, perché è vero che si stava meglio quando si stava peggio, ma fino a pagina 2, perché adesso ci sono anche tutti i comfort. Una volta non c'era mica tutto sto comfort, eh. Scusa. Morpheus dice: Stavo scrivendo quello che hai detto, mi hai tolto le parole. A proposito di cosa, Morpheus? Eh, infatti. Ma ecco. Morpheus e la Serena ormai è illuminata, cioè lei in realtà ti legge nel cranio. Sono talmente illuminata che c'è proprio la lampada qua di fronte, quindi. Ma però sei sì. illuminata? Non vedi che. No, si è illuminata e questo è un dato oggettivo che è la luce di fronte, quindi sei è illuminata. Certo, Infatti, ho anche la candelina qua, quindi ah, tutti per strada la sera a raccontare: ah, ok, era un messaggio. Eh, ma infatti, questa cosa qua è stata persa nel tempo perché i tempi sono cambiati e sono a volte i, i ragazzi si ritrovavano. In centro si trovavano l'oratorio si trovavano per giocare, per stare insieme. Adesso è completamente persa questa cosa. Te li vedi? Sono tutti in branco, però ognuno ha gli occhi puntati sul telefono. Ma lo vediamo anche, Giulio, da altri aspetti, per esempio, eh, gli eventi dal vivo. Io la settimana scorsa ero a fare un una conferenza dal vivo. Eh, raccontavo che fino a quattro anni fa io facevo anche due, tre eventi, quattro a volte succedeva a settimana dal vivo. e L'anno scorso ho fatto cinque eventi dal vivo, li devo fare online se no la gente non partecipa e dire, eh Ma non, ho, non riesco a partecipare. Ma scusa, ma se fino a tre anni fa riuscivate tutti a farcela, adesso vi siete impigriti. Non è che non ce la fate più ed è stato bello perché era, una, era un evento dal vivo, insomma, in cui c'erano parecchie persone, quindi io sono stata contenta. A parte che anche se ce ne fossero state tre, io avrei fatto lo stesso identico eh, evento, perché per, però abbiamo perso questa cosa di, di, eh, di incontrarsi dal vivo. Ci fanno sempre meno eventi dal vivo, si fanno sempre più eventi online. Maestra, una domanda posso? Sì, sì, sì. sì. Ascolta, eh... maestra, sì. <ride> per variare. Se no, mi stufo, chiamate sempre Serena. E a proposito, di visto che abbiamo una Lucana che segue, perché non organizziamo una serata di dialetto Veneto a Lucca? tanto per ritrovarsi in compagnia, così anche i Lucani imparano le lingue magiche di altri popoli, di altre nazioni. Può sempre tornare utile per sviare una discussione col nemico? Okay. Così ti intrufoli, ti intrufoli in mezzo alla... Allora, Morpheus ci dice, il problema è la dopamina subito... Subito nei cellulari eh, sub, subito nei cellulari prima bisognava faticare per la dopamina è vero è vero e per me il pianto cicatrizza penso sia una medicina dell'anima la cosa singolare è, è che l'effetto lo fa anche quando è di gioia esatto esatto ma alla fine anche lì cambia il contesto però il pianto è, è un mezzo affinché esca qualcosa. C'è certo. chi piange dal dolore, c'è chi piange stai, per la gioia. Stai spremendo affinché questa cosa esca, venga esternata. Beh, ma un po'... Boh. un po' come il vomito, no? Quando dici, ma questo è verde dalla rabbia. Hai eh, bisogno di farlo uscire, quella cosa ha una funzione biologica c'è un senso del perché ci attiva esatto Nella, eh, nel pianto c'è una contrazione del, ehm, del campo elettromagnetico questa contrazione fa sì che ci sia una spremitura affinché le lacrime escano e questa contrazione può essere di dolore ma può essere anche di gioia perché c'è un sovraccarico e quindi quel sovraccarico va esternato in maniera che si ritorni poi all'equilibrio. Ma direi di sì. Secondo me è un qualcosa che... cioè le, le funzioni biologiche del corpo hanno un senso. Noi pensiamo di no, che o siamo sfigati o c'è qualcosa che non va, ma dietro la natura nel sistema biologico che è inconscio anche quello. Manda dei messaggi. Esatto. Ma sempre. Perché anche noi, con la nostra parte conscia, ne avevamo parlato, se non sbaglio, a novembre 2000, 2022, io e te, e Federico, quando abbiamo fatto <ride> la puntata sul DNA. e di memoria! Dove voglio, però. E, mm, abbiamo fatto la puntata sul DNA e la biologia, no? Il 95% è inconscio, il processo biologico, cioè il, 90, il 100%, cioè po poche robe puoi controllare a parte i muscoli però e altre piccole cose. Però il resto è tutto inconscio. E la manifestazione biologica di un sintomo è perché prima si è vissuto qualcosa. Ma 100%? Cioè non sbaglia un colpo. Può sbagliare chi magari applica quella cosa ma quelli giusti non sbagliano un colpo. Ma perché? Perché la biologia no, non mente, il corpo non mente. Tu puoi dire di stare bene in una relazione con io. Posso dire io sono in relazione con Serena e sto bene, ma continuo ad avere un sacco di fastidi, c'è il prurito. <ride> magari inizia a farmi male sempre qualcosa magari c'è qualcosa che continua sempre a venire fuori eh? devo pormi delle domande perché se il corpo mi Sai, dà secondo alcune, eh, alcuni filoni di conoscenza il nostro corpo ha un'unica funzione che è quella di comunicare quindi il sintomo è un modo per comunicare certo ma eh, io sono cioè io ormai sono quasi tre anni che ho il canale e sono tre anni che continuo a portare tutti gli anni le, le cinque leggi biologiche, perché quelle spiegano un grande processo da parte del corpo, che cosa vive quella persona, capire che cos'è la percezione, capire per che cosa vuol dire per esempio una lateralità, capire che cosa succede quando si attiva. Un, un determinato processo capire che cosa è un'allergia capire che cos'è un, 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 uno stato di malattia ma perché se non conosciamo come funzioniamo come possiamo pretendere di sapere come funzioni il mondo fuori cioè provate a pensare anche a questa cosa noi non sappiamo un cazzo di come funzioniamo ops eh, Porta pazienza, la prossima volta faremo nel mio tanto ormai. Eh, eh, però pensiamo di avere la presunzione di sapere come funziona il sistema, il che è abbastanza, cioè è abbastanza, non suona proprio bene all'orecchio questa cosa. Cioè, cioè io non conosco me stesso, ma vuoi vedere che riesco a capire, a conoscere cosa c'è dall'altra parte? È come dire, io non ho voglia di, di lavorare su di me, però io conosco Serena. Ma in effetti, diciamo che qualcuno di più saggio di noi ha detto conosci te stesso e conoscerai l'universo e gli dèi. Però, c'era la prima fase: conosci te stesso, eh, ma è quello il punto: non è che hanno scritto su sul tempo di, di, di Apollo, mi pare il tempio di Delfi: conosci prima il sistema e poi, se hai tempo, conosci te stesso. Cioè, erano avanti anche questa leggenda, se vogliamo a livello narrativa dove gli dèi si ritrovano a un certo punto per capire dove nascondere il potenziale dell'essere umano, c'è chi in alto, c'è chi in montagna, c'è chi nel mare, c'è chi da un'altra parte, adesso non mi ricordo dove, e poi arriva quello che dice "Perché non lo nascondiamo dentro ognuno di loro?". Lì avranno difficoltà ad arrivare. Chiamiamo Mona, che vuol dire chiamalo Mona che ritradotto vuol dire chiamalo scemo, ma quando su queste cose qua, anche su un livello storico, vediamo che c'è prima l'uomo, conosci te stesso, conosci eh, conosciti prima te, cioè fai esperienza di frequentarti, esci a cena con te stesso, stai con te stesso, perché sennò si è sempre dissociati. Cioè, fondamentalmente siamo sempre in uno stato nevrotico dove siamo dicotomizzati fra le nostre parti. Ma è vera questa o è vera questa. Ma potenzialmente sono anche vere tutte e due. Però, cosa succede? Che poi devo rapportarle tutte verso il nucleo. Se no, era comodo dire: Eh, vabbè, tanto fatevi i cazzi fuori, che poi per i cazzi tuoi c'è tempo. Vabbè, porta pazienza, mi escono spontaneamente con te. Io non so cosa devo fare. Cioè, probabilmente sarai te certo sono io come no Beh. nel campo delle possibilità potrebbe anche essere voglio dire adesso eh, sempre a mettere dei, dei, dei pregiudizi dei paletti no, però, ma però cioè a pensarci questa cosa è una cosa che è completamente persa perché adesso si dà sempre più importanza a quello che succede fuori nello sviluppo di determinate situazioni e si presta poca attenzione alla dinamica che succede internamente. Poi cosa succede? Vivi delle situazioni che sono non sono quello che vorresti, e dai la responsabilità all'altro di quello che sta accadendo, ma la domanda è: ma tu dove sei? Va bene, tu vuoi darmi anche la colpa. Dammi anche la colpa, vuoi darmi la, responsa, dammi la responsabilità? Se vuoi fa, darmi anche un bonifico, perfetto, va bene, accetto anche quello. Però di solito non mi capita mai e non ho ancora capito. L'ultima parte non capita, vero? Non lo so, anche questo è un enigma della vita. Finché <ride> che colpa e responsabilità, vabbè, bonifici pochi. Vabbè. Però eh, tu dove sei rispetto a questo? Quanto siamo chiari nei nostri confronti, quanto, quante maschere usiamo per giustificare un comportamento, un'azione, una dinamica che stiamo vivendo, ma con noi stessi. Quanto siamo severi nei nostri confronti, io tantissimo. Quanto siamo giudicanti, io tantissimo. Ma non tanto con gli altri, come me stesso, cioè, ma tanto. Ma che voi non avete un'idea. Cioè, vorrei sfidarvi a vedere se sono io. Cioè potremmo fare un po' tipo Legolas Gimli, io faccio Gimli anche perché a me piace mangiare. Quindi. Sì, gli elfi mangiano poco, sono molto eterei. Ecco, praticamente Serena è Legolas, io sono Gimli. Beh, hai i capelli lisci, devi solo farti bionda? Sì, 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 certo. Beh, una volta mi avevano detto, eh, ma tu sei come Arwen, adesso sono diventata Legolas, va bene lo stesso. Comunque è bello anche l'Egolas, eh? Sì, 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 indubbiamente, indubbiamente. Cioè, se io potessi, vorrei interpretare l'Egolas nel film. L'unica cosa, cosa è che corrono troppo, ca caspita. Uh, Cos'è successo? Hai lavorato su di te? Sì. Vivere senza pregiudizio mi ha dato tanto nella vita, almeno quando l'ho applicato. Sì, concordo Morpheus, perché se tu non hai pregiudizi, non hai aspettative e sai cogliere il meglio di tutto ciò che arriva e comunque lo, comunque lo sai indirizzare verso sempre delle soluzioni. Quindi eh, concordo su questa, su questa frase. Bene, siamo arrivati a un'ora e quarantacinque. Dai, 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 che arriviamo fino ad ore, dai, fai una roba fuori dagli <ride> schemi, Tanto, non dobbiamo fare nessuno dei due quelle cose che tendenzialmente ci fanno anche gli altri giorni. Vabbè. Comunque. Generalmente, generalmente si può fare anche dell'altro, eh? non è che, tipo? che uno. Tipo leggere un libro, giocare con i gatti, per esempio. Io parlo per me ovviamente, capito? Dormire, non so, sai, questa cosa che a tanti non piace. Dormire? Non scherzi? <ride> ecco, hai visto. Eh, si perde tempo quando si dorme. Chi dorme non piglia pesci, giusto? Eh, ma io tanto non mangio pesce, quindi. Ascolta. Adesso va bene che chi dorme non piglia pesce, ma vuoi mettere che stai nel letto a non fare un beato cactus al manco due o tre ore da, dal momento in cui prendi coscienza che sei ancora una volta nel mondo e non sei morto, che stai al caldo? Ma perché non concedersi anche una cosa del genere ogni tanto? Ma infatti, ma io lo faccio. Beata a te, vorrei farlo tanto anch'io. Io certo che lo faccio, di mettermi lì e non fare niente. Hai presente Bello. niente? Sì, certo. Basta Ma... solo scegliere di, di farla questa cosa. Ma se ecco. noi dobbiamo sempre correre, visto che tu tornavi, cioè tornando al discorso che dicevi tu poco fa, no? loro corrono tanto, <ride> corrono continuamente. Vero, eh, ci sono momenti in cui è necessario correre, perché chi si ferma è perduto, ma ci sono anche momenti in cui bisogna per forza fermarsi, perché se no eh, esauriamo le nostre energie. Eh, Ed beh, è bello anche non fare sì. niente, cioè per me l'ideale è fuoco, un, un divano, un libro, una tisana, i miei gatti, cioè ecco io per esempio fare una cosa, o anche senza libro, eh. Perché studiando ovviamente durante il giorno posso anche fare a meno di un libro alla sera, però io, io lo faccio, mi metto spesso a, a rilassarmi un attimo. Eh, qualcuno dice: Ah, ma tu perché puoi farlo? Ma lo potete fare tutti quanti. Per esempio, evitando di stare due ore al cellulare a guardare Reel, a guardare cosa scrivono gli altri, che poi non si guardano mai i post, quelli interessanti, si guardano sempre le cavolate che vengono, che vengono scritte. Provate a pensare a quanto tempo veramente, ma osservatevi e veramente andate a capire quanto, quanto tempo viene perso su queste cose. Ma tantissimo? Certo. Ma infatti come c'è il momento di attività, c'è anche il momento di recettività. Esatto. Ho bisogno di fermarmi per accogliere, ho bisogno poi di fare l'azione che mi porti fuori. Esatto. Quando tu prima parlavi di conoscenza, quando io conosco, okay, devo poi dar modo alla mia struttura di eh, integrare quella conoscenza. E ci sono anche i momenti di riposo per integrarla. Quante volte si dice questa cosa? Non, non pensarci adesso, pensaci a mente fredda, perché a mente fredda capisci se l'hai integrata oppure no, certo, ma questo qua lo possiamo usare benissimo nella metafora degli sportivi, non è che vai in certo. sala pesi e magicamente ti cresce un braccio così. Ma una cosa che la maggior parte delle persone non, ehm, a, a cui la maggior parte delle persone non dà importanza nell'allenamento, per esempio, chi non lo fa come professionista o chi non lo fa seriamente, è proprio la pausa. Quando invece è durante la pausa che c'è la reazione muscolare, che sia per un'ipertrofia, che sia per un dimagrimento, che sia per una resistenza. È comunque durante la pausa che c'è la, ehm, la reazione muscolare e la reazione dell'organismo a quello che si è fatto. Quindi, se non fai le pause adeguate, non ottieni i risultati. Poi c'è Morpheus che dice: Secondo me, la sera è fatta per essere ricettivi. Esatto: l'oscurità, la luna. Eh, sono tutti simboli ovviamente della recettività, della Beh, passività. Basti, basti vedere anche cioè, i ritmi circadiani. Una volta si usciva per andare a caccia, quando erano le tre le quattro, tutti dentro in tana e la sera a letto. Adesso, chi per esempio fa il turnista, io ho fatto il turnista. Dormi durante il giorno, se svegli durante la notte capisci cioè, che è, è un qualcosa di, di veramente contro la natura. Certo. Adesso non voglio dire che i, i lavori notturni sono sbagliati. No, servono anche quelli, però è ovvio che è un qualcosa contro la natura. Certo. certo. Perché comunque Quindi... la notte ha il suo perché e il giorno ha il suo perché. Sono eh. energie diverse che si mettono in moto. Perché il corpo ripara durante la notte? Esatto. Perché durante il giorno abbiamo un picco di tante cose? Perché? Perché non ce le abbiamo di notte? Poi sarebbe interessante vedere chi di, perché chi di notte non dorme magari. O chi si sveglia sempre a una certa ora? E lì si aprono le più disparate ipotesi. E sono gli angeli che cercano di mettersi in contatto, sto canalizzando qualcosa di importante e l'universo mi sta chiamando. Mm. Banalmente c'è anche un altro motivo che è quello biologico che probabilmente anche lì c'è sempre un messaggio da andare a vedere. Per esempio, però, anche lì. La domanda è sempre la stessa, quanto conosci il funzionamento del tuo corpo? Che poi conoscerlo non vuol dire evitare il processo, conoscere per attraversare il processo e chi non ce la fa, e eh, vabbè, eh, eh. tutti passiamo per determinate cose. Tutte: poi c'è chi ha una funzione, chi ce n'ha un'altra, chi riesce, chi non riesce, ma anche chi non riesce, chissà quanta sofferenza c'è dentro quella persona, chissà cosa c'è dentro effettivamente che noi non conosciamo. Ma eh, come esempio, diceva... una, delle, una delle ferite emotive no? che se ne conoscono cinque ma in realtà sono sette mm -hmm. è eh, la disconnessione proprio con l'ecosistema, quindi la disconnessione proprio dei cicli naturali, e, e quindi la persona proprio non, non, tra virgolette, non si capisce più. Chi vive solo di notte e di giorno, magari dorme, non ha più il contatto col sole, non, ehm, ha il contatto solo magari con l'aspetto lunare, eh, però poi va in confusione perché c'è necessità anche di avere attività. Quindi tutti i ritmi circadiani, come dicevi tu, che iniziano ad essere sballati, e quindi ovviamente la persona va in sofferenza. Ma vai in sofferenza perché non segui la natura. Così? Io quando, cioè, 15 ottobre 2021, io da quel momento là in poi non ho più fatto una notte, se non per una settimana in un periodo dove facevo il Badante notturno. Perché il nonno aveva la bella intenzione di alzarsi alle due di notte, ma tolto quella piccola parentesi: nel momento in cui sono rimasto a casa e ho potuto dormire, non scenderei più a patti per andare a lavorare di notte e stare sveglio. Eh, durante magari riposare del giorno perché devo stare sveglio la notte, cioè è qualcosa di aberrante, cioè, non ce la farei più a sostenere, perché comunque se c'è un tempo di attività nel giorno e un tempo di riposo della notte, ma probabilmente questo sistema la sa più lunga rispetto a, che la poteremo, a, a quello che è il pensiero dell'essere umano, voglio dire, essere umano dei Neanderthal, voglio dire, con tutto il rispetto dei Neanderthal, eh, però come dicevo prima siamo lontani da certe cose, ma veramente c'è un abisso. Però, se vuoi, stasera possiamo chiudere adesso. Cinque minuti prima? No, dai, arriviamo fino alle due ore, dopo chiudiamo. Penso di, di aver fatto un record. Io non le faccio mai ste robe qua così lunghe. Beh, ma neanche io non ho mai fatto una, una live di, di due ore. Eh, quindi... Più che altro, io sono abituato alle sveltine da un'ora e via. Un'ora insomma è, è, è gestibile. È la prima volta eh, che, che arrivo a questo a, a questo orario. No, ma più che altro allora. una curiosità: Ma Morpheus, do, dove vive? Dove abita? Ecco, vediamo adesso se Perché ci rispondo. abbiamo Gabri che è di, di Lucca, giusto Lucana. E poi chi c'era ancora Vabbè, Mauro all'inizio che aveva commentato con un cuore per serena ovviamente <ride> no ma giusto così tanto dobbiamo passare cinque minuti almeno passiamo cinque minuti un po' in sbrago totale giusto, giusto. Ma sì. Beh, però anche altri possono dirci di dove sono così magari no io sono di Matera ci ha detto Gabri bello Matera, Cazzo ci sono... no, io sono Matera. e invece Morfeus è pugliese o perlomeno vive in Puglia, ecco, non so se sei anche pugliese. No, ma aspetta, ho avuto, mi ha accorto, circuitato la Gabri. No, io sono di Matera, ma prima non aveva scritto, io sono Lucana, ma è Lucano o di Matera? Che ma non com'è che... La Campania. Non di Lucca, probabilmente. Dici? <ride> che figura di merda! ignorante <ride> mamma mia. bene ragazzi io direi che siamo arrivati veramente alla fine eccola qua io sono lucana regione basilicata io che ignorante sarà subito appuntato immediatamente <ride> che vuol dire chiudi no, la puntata no. in modo celere allora ragazzi No, concludiamo, concludiamo veramente. Allora, intanto grazie per essere stati con noi per queste due ore, veramente eh, e soprattutto faccio... per averci detto dove abitate. Potremmo <ride> auto invitarci in Puglia e a Matera. Esatto, beh, si fa un, un giro unico, no? <ride> un tour pattaro storto, un tour pattaro storto verso l'Adriatico. Ecco. <ride> Allora, grazie veramente a tutti quanti per essere stati con noi, grazie per aver interagito e ringrazio anche tutti coloro che ci vedranno poi che saranno e che arriveranno a questo punto della puntata. Quindi grazie davvero a, a tutti quanti, un abbraccio forte. Con questo, come dicevamo, si conclude a meno che insomma, non decidiamo di fare qualche puntata estemporanea. Questa. Eh, questa rubrica dedicata al Signore degli Anelli, anche se siamo andati oltre, non abbiamo parlato solo di quello, però Il Signore degli Anelli era il film che ci dava lo spunto per prendere, per parlare poi di varie, di varie situazioni. Quindi, grazie, Giulio. Grazie a tutti. Grazie, grazie Buona <ride> Buonanotte e grazie per queste due ore bellissime. Un abbraccio a tutti. Ciao.